Gamba destra, Don Camillo. Perdonatemi, signore. Il senatore Bottazzi aveva marcato visita nel senso più ignobile della parola. Aveva rispolverato i suoi ricordi di militare e tutti i vecchi trucchi per farsi salire la febbre, dal tabacco sotto l'ascella alla tazza di brodo bollente pronta sul comodino per infilarvi il termometro. Ma anche il dottor Galluzzi aveva fatto il militare. Mi dia. No, no, lì no. Ah. No, neanche qua. Perché? Perché no. Sì, avevo un po' di... Sì, avevo un dolore qua, allora mi sono messo un po' di... Sì, un po' di caldo. La bocca, davanti, apri. Apri la bocca. Ah. Di più. Alza la lingua. Ah. Guarda che svizzero. Quello, le febbre politiche, non le misura mica, eh? Mm. Se ce l'hai bene, se no... Sono 30 anni che lavoro qui. Vi ho curato a tutti gli orecchioni, quindi dovreste conoscermi bene. Comunque, vi rinfresco la memoria. Il sottoscritto certificati compiacenti non ne rilascia. È chiaro? Ma cosa stai facendo? Mm. Ah... ecco qua un altro dei vostri, eh? Un altro che vuole ciurlare nel manico. Ma chi vuol darla a bere, anche questo qui? Ma di chi parla? Di sicuro è un vostro compagno. Ha vinto 10 milioni al totocalcio. Uno qui del paese? Lui vorrebbe far credere di no, che è forestiero. Si capisce, altrimenti deve cedere una fetta di torta al partito, eh? Ma lei come fa a essere così sicuro che si tratta di un nostro compagno? Sfido, la schedina è stata giocata al bar del Mengo, chi non è dei vostri lì non c'entra neanche a prendere un caffè. E se fosse veramente un forestiero, come è scritto qui? Legge un po' come ha firmato la schedina. Pepito Sbazzeguti. Ma neanche se mi fa vedere il passaporto ci credo che uno si possa chiamare Pepito Sbazzeguti. Ah, allora se le cose stanno in questo modo bisogna fare delle indagini e subito. Che ne dici, capo? Bisogna smascherarlo e dargli un sacco di botte. E fargli sputare i milioni. Certo, capo. Sei d'accordo? Qua fa vedere questa febbre. Per me come quel Pepito Sbazzeguti non esiste. Poi ad un mondo, 39-1. 39-1. Capo! Batte come una macchina da cucire. Capo! La notizia della grossa vincita al Totocalcio eccitò immediatamente l'interesse generale. Il mistero del compagno milionario Pepito Sbazzeguti dominò i pensieri della gente. Solo Don Camillo non fu contagiato da quella specie di febbre dell'oro. Gli interessava molto di più la febbre di Peppone. Allora, come andiamo? Sempre 40? Sta calando, 37,8. Sempre buona. È il momento della debolezza. Bisognerebbe approfittarne. Perché? Lei ha qualche idea? Ha in mente qualche progetto? Ancora no, un po' di pazienza. Sì, pazienza. Rosetta non mangia più. Io non dormo più. Allora è prima che dovevate avere più pazienza. Continua almeno a cercare di convincere tuo padre. No, tanto è inutile, Don Camillo. Non c'è niente da fare. Niente da fare, si è impegnato fino al collo. E poi lei lo conosce meglio di me. È un testone quello... Piuttosto che cedere si fa ammazzare. Per consolarmi mi ha regalato l'officina. L'ha intestata a me. E vede, ha fatto levare il suo nome. Il suo nome? E mi ci ha fatto mettere il mio sopra la porta, al neo. Ma senza la rosetta, caro monsignore, ma cosa me ne importa di avere l'officina? Monsignore, ma cosa fa? Ma non vede che si sporca tutto? Signore. Ciao, ne riparliamo più tardi. È venuto il prete, vuole parlarti. Non ho bisogno di preti, mandalo al diavolo. Mandacelo tu. Vieni su.
subito, reverendo. Monsignore, se non le dispiace. Scusi. Devo ancora ringraziarla per l'altra sera. Oh, ma per carità, signora senatrice, non si preoccupi. Lo farà poi, tutto insieme, faremo un conto unico. Buongiorno, caro senatore. Buongiorno, monsignore. Cosa ci fa lei qui? Il mio dovere, visitare gli afflitti e gli infermi. Io sto benone. E il compagno fantasma come sta? Quale compagno fantasma? O dico, reverendo, sputi l'osso, a che gioco giochiamo? Ah, a un giochetto nuovo. Lo conosci? Reverendo, si spieghi meglio. Non mi piacciono gli indovinelli. Non le piacciono, lo so, perché lei è specialista in anagrammi, eh? Non guardi. Ecco fatto. Gratta il pepone e troverai il pepito. Beh, giocare a totocalcio non è un delitto. Giocare no, ma vincere sì. Chi non se li suda i soldi è uno sporco capitalista. Guardiamo, Don Camillo, la pianti, non buttiamo tutto in politica. Sì, no, lei ha ragione. Meglio 10 milioni oggi che una rivoluzione proletaria domani. Ma quali 10 milioni? Stanno tutti con gli occhi così. Non riuscirò a riscuoterli mai. Perché non dà la schedina al partito che gliela incassi per lei? Il partito non c'entra. Quei quattrini li ho vinti io e sono miei. Ma, però bisogna riscuoterli. Potrebbe rivolgersi a qualcuno di sua fiducia che... Oh, di chi mi posso fidare? Con me potrebbe stare tranquillo. Lei? E perché no? Però i preti non fanno niente per niente. Mai. Tenga, scriva. Su, scriva. Lì. In cambio del piacere, lei mi fa una dichiarazione. Dunque, scriva. Io, sottoscritto Giuseppe Bottazzi, eccetera, eccetera, autorizzo mio figlio Walter, minorenne, a sposare, secondo il rito di Santa Romana Chiesa... Ma non ci penso nemmeno, affogherei nel ridicolo, andiamo. Però avrebbe fatto affogare nel ridicolo e nel fiume un povero prete. No, l'idea non è stata mia, glielo giuro. Allora di chi? Non faccio la spia del Vaticano. Vabbè, per questo faremo un conto a parte. Ora completi la dichiarazione. Su. Su. Coraggio. Ma io l'ho già detto stia che calmo, non... Stia calmo, senatore. A noi interessa la sostanza delle cose. Salveremo anche la capra del senatore dopo i cavoli del signore. Su. Andiamo. Coraggio. Andiamo, si sbrighi. E stia attento a non firmare Pepito Sbazzeguti, eh?